Signori, buongiorno, buon pomeriggio. Finalmente oggi andiamo a assaggiare il fantomatico doner, cosiddetto kebab. Siamo qui vicino alla moschea di Santa Sofia. Adesso vi faccio vedere anche quanto è bella questa vista. Adesso proprio, ragazzi, infatti sì, sono appena operato ieri. Abbiamo fatto delle cose incredibili, vi faccio vedere, poi le pubblichiamo un attimo al volo. Abbiamo fatto un album stupendo. Siamo sposati. Siamo sposati, ragazzi. Abbiamo fatto le foto da Sultano e da Sultana, è bellissimo comunque. Allora, questo è un video importante. Andiamo a assaggiare questo doner. Arrivo adesso il menù e sono curioso di sapere e di vedere se è uguale a quello che abbiamo in Italia o se qui ovviamente sarà molto più buono. Quindi, ragazzi, un bel like, mi raccomando. L'altra volta ci hanno scammato, ho detto kebab, invece mi è arrivato quello lì a spedino, perché qui il kebab è quello. Mi hanno detto anche che in Italia comunque si dice doner, c'è tante persone che si dice doner, io non ho mai saputo se si dice doner. In live hanno detto no, ma che si dice doner? Io sempre chiamo kebab, però vabbè. Se capisce un cazzo, ma come da quello ho capito è beef doner, roll and sandwich. Io prendo questo qua, quindi il beef doner sarebbe la piadina che c'è a pianino, cioè a panino a piadina. Il tempo di ordinare e ci vediamo subito, vi faccio intanto la vista dove stiamo. Ok, questo è il ristorante dove ci siamo messi. Tra poco andremo a visitare anche la moschea di Santa Sofia. Questo è il posto e qui abbiamo la mia sultana. No, la sultana mi andrà a fare in culo, bene. Partiamo già dal presupposto, una notizia già abbastanza sconfortevole. Hanno finito il roll quello lì, il kebab di manzo, è rimasto quello di pollo. Per il momento assaggiamo quello di pollo. Io riuscirò a prendere un cazzo di kebab, quello con la carne mista o quello de manzo, non lo so. Vai. Già ho chiesto, già ho fatto uno. Devo trovare il kebab, quello proprio. L'hanno finito, raga. Terminato, quindi pensa quanto è buono. Mi è arrivato il kebab. Allora, partiamo subito dalla prima cosa. Dentro mi sa che è mezzo vuoto, lo sento bello vuoto. Seconda cosa, è freddo. Mi siamo beccato. Posso domandare il kebab, penso peggio di tutti. Sì. Allora, è vuoto, la carne ce n'è pochissima. Peccato perché la carne è molto buona. Il pollo è speziato, buonissimo. Ma è tutta piadina ed è freddo. Il sapore in sé per sé è buono, però. Peccato perché la carne è buona, cioè il pollo è speziato. È freddo ed è tutta piadina. Peccato, cazzo. Discorso che secondo me, se riscaldavano la piadina, se riscaldavano un po' la piadina e mettevano più carne dentro, era top. Buonissimo. Perché la carne è veramente buona. Ma raga, quando dico veramente, lo sapete, no? Che è veramente. Poi le patatine sono buone. Però, da voi, mi aspetto un cazzo di doner come Cristo comanda, no? Freddo e mezzo vuoto. Quindi, ci riproviamo. Dovrò andare a mangiare un altro kebab da qualche parte. Però quello della con la carne proprio casareccia, de maiale, de manzo, de tutto. E questo è de pollo, d'agnello, quello che cazzo sia. Peccato, raga. Raga, sta parte qua, che c'è più pollo e c'è pure il succhetto. Porca troia, che buono. La curcuma. Sta parte sotto, che c'è un po' di succo con più carne. Porca troia. Sto facendo tutto quanto così, un po' più pieno, raga, penso che il kebab è più buono che abbiamo mangiato. De pollo, very good. Sta parte qua, sì, guarda, sta parte qua, non so se riesco a far vedere, se prima esce pure il succhetto, non si vede, non si vede niente, peccato, mo magno. Questo è il boccone da re, calciosa. Deve essere tutto quanto così e più caldo, era perfetto. Raga, questo video casereccio è terminato, abbiamo associato il doner di pollo, peccato, se non era veramente perfetto. Dovete essere meno bruciari, mortacci vostra. Però per adesso carne è buonissima. Ma adesso sono curioso di assaggiare il doner con la carne, quella mista, ignorante. Quindi spero di trovare qualche altro posto che lo faccia. Vi tengo comunque aggiornati. Per questo video è tutto, signori. Da 1 a 5. Perché era freddo e perché era poco, gli do 3. Peccato per questo qua, quindi se beccano il 3 qua. Non va bene, dopo trovare anche babbe da 5, ragazzi. Andremo a cercare. Un bacione al giocatore, una magna patata. Al prossimo video. Ciao, ragazzi.